I cani di grossa taglia sono molto pericolosi, non rispettano il proprio padrone, sono difficili da gestire, non vanno d'accordo con gli altri cani perché vogliono sempre comandare, non si possono tenere in appartamento altrimenti diventano aggressivi. Sono Gilda e ho un allevamento di cane corso. È un cane veramente completo, equilibrato, è un bravissimo guardiano, è un compagno di giochi affettuosissimo. Siamo diventati allevatori professionali con la FISO ENCI e tutti i permessi dell'ASL, cosa che non è frequentissima. Non è facile. Abbiamo fatto tanti sacrifici perché ci sono periodi veramente bui, però se sei triste, se sei felice, se sei... Loro sono sempre uguali. Se gli metti poche crocchette nella ciotola o se ne gliene metti tante, loro ti ringrazieranno sempre nello stesso modo. Mi vengono intorno e mi guardano come se mi entrassero nell'anima. È una cosa inspiegabile. Ti danno la sensazione di capire quello che stai provando in quel momento. Amore incondizionato. Il cane ti ama perché sei tu. Quando parlo con le persone che vengono a visitare l'allevamento e vorrebbero prendere uno dei miei cani, io cerco di capire veramente come hanno intenzione di interagire con il cane. Serve il rapporto, gli interessa avere la vostra mano sulla schiena e sentire la vostra pelle, il vostro contatto. Io senza di lei non riuscirei a stare. Mi si illuminano gli occhi quando parlo di lei, quindi. Yuma è molto intelligente, è una guardiana eccezionale, è un cane equilibrato. Mi sono documentata prima di prendere un corso e ho chiamato tanti allevamenti. Quello che mi ha colpito di Gilda è stato innanzitutto che quando l'ho chiamata ho sentito i cani abbaiare ed era in allevamento, cosa che gli altri allevatori non hanno sentito. È come se fossero tutti i suoi. È proprio l'amore che ha verso i cani che mi ha spinto a prenderlo da lei. Mi insegna al cucciolo il contatto con la persona da subito. Lei non è di quegli allevatori che prendono, gli danno da mangiare e se ne vanno, no. Lei si siede nel box con loro, lei li accarezza, lei li tocca, lei li bacia, lei li coccola, gli fa sentire la voce e quando te lo porti a casa hai un buon lavoro fatto. Cosa che altrimenti tante volte non avresti. E a me è capitato di non averlo. Io non conoscevo prima il corso, lei non ci ha fatto vedere subito i cuccioli, ci ha parlato, mi ha chiesto se conoscevo la razza, se mi ero documentata, il perché volevo prenderlo. Le volte capita che vai in degli allevamenti, ti piace un cucciolo, non è che sta lì a dirti le caratteristiche, a parlare. Prendi il cucciolo e te ne vai. Invece con lei, appena sono arrivata lì, c'è stata un'altra accoglienza. Mi ha accompagnato molto, anche comunque nei giorni successivi. Da 2 anni e mezzo che ho il cane, lei è sempre disponibile. Se dovessi riprenderne un'altra, andrei certamente da lei. Il mio cane è equilibrato. Io abito in 50 metri quadri di casa, vive con me notte e giorno. A differenza di quelli che ho avuto per esperienza, sta ai tuoi ritmi. Io vado a letto, lei viene a letto. Io guardo la TV, lei viene sul divano e sta lì buona, ne prenderei già un altro. I cani non mentono su ciò che provano perché non possono mentire sulle emozioni. Nessuno ha mai visto un cane fingere di essere felice.